Dove eravamo rimasti? Sì, sempre nello studio di TV6. Buonasera, un nuovo numero, un nuovo ciclo di replay. L'Italia è ripartita. Ripartirà anche il mondo del calcio? Lo scopriremo in queste ore, in questi giorni, in queste settimane. Noi siamo qui perché crediamo che anche il calcio, senza privilegi e con regole ferree, deve riattivarsi. Un saluto ad Andrea Costantini, qui nello studio di Replay. Buonasera Andrea, ben Buonasera Enrico e ritrovato. buonasera a tutti gli amici Saluto da casa. Maurizio Daguì in regia e saluto un pescarese che è tornato nella nostra città, lavora a Sport Italia, Luca Cilli. Buonasera Ciao Luca, Enrico, grazie per aver buonasera. accettato il nostro Grazie a invito, è te, un grazie a voi. piacere Buonasera. rivederti. Subito le notizie della giornata, 7 nuovi casi di Covid-19 rispetto a ieri, ma per la prima volta nella città di Pescara nessun caso, sia nell'ASL di Pescara sia nell'ASL Aquilana. Insomma, buone notizie che ci fanno vedere un orizzonte con meno nubi. Questa sera no, ci divertiremo, cercheremo di chiarirvi un po' il pensiero del mondo del calcio, anche se nulla è deciso, perché mercoledì si riunirà il Consiglio federale. La FIGC ha consegnato al ministro Spadafora il protocollo aggiornato per la ripresa degli allenamenti collettivi che sono stati rinviati per tutti, tranne che per qualche squadra. Vi dico subito che avremo tanti collegamenti esterni, ma devo subito chiedere a Luca come stai, come hai vissuto questa quarantena, sei stato a Milano, poi dal 4 maggio sei tornato a Pescara. Sì, è stata particolare, Enrico, perché non mi era mai capitato di restare così tanto tempo senza poter lavorare, senza poter fare quello che più ci piace, senza seguire e raccontare il calcio. È stato molto particolare, soprattutto vissuto in Lombardia. A Milano, che è stata la regione purtroppo flagellata da questo virus, è stato molto, molto difficile, molto particolare. Poi, ecco, il ritorno a casa, questo è stato assolutamente piacevole Il sole, il perché mare, la spiaggia, quindi è quello tutta manca un'altra cosa. tantissimo. Andrea, hai notizie di giornata per quanto riguarda nuove decisioni dalla Federazione e dalla Lega? Beh, per quanto riguarda la Federcalcio c'è un comunicato che però insomma, non dà una notizia vera e propria, se così possiamo dire, perché insomma, i campionati sono stati ulteriormente sospesi fino al 14 giugno. Questa è la decisione del Presidente federale Gabriele Gravina, ma tutto questo non fa altro che seguire il DPCM firmato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Non è stato ancora validato alcun tipo di protocollo, dunque non essendoci un protocollo validato, non essendoci appunto da parte del governo, perché il DPCM firmato ieri dal Presidente Conte va in questa direzione, dunque non ci sarà la possibilità di giocare fino al 14 giugno e dire che la data del 13 giugno, 14 giugno era stata inizialmente identificata come la data per dare l'inizio al campionato in via Bene Andrea, allora informale. secondo te Luca ripartirà questo campionato? Velocemente perché abbiamo già il primo collegamento. La volontà è quella di ripartire per tutta una serie di motivi. È quello che vuole il presidente Gabriele Gravina, è quello che vuole la maggior parte dei club, però credo che ci siano ancora tanti dubbi da spazzare possibilmente nel minor tempo possibile. Andiamo a salutare subito Totò De Leonardis. Buonasera Totò, ben ritrovato con questa barba che testimonia ovviamente la tua quarantena. Come stai? Bene, a parte la barba, bene, no, è stata solo una barba di protesta contro il coronavirus. Me la tengo, poi speriamo che prima, quando finirà, me la taglierò, insomma, Senti quindi. Totò, Però per il resto è abbastanza bene. cosa ti senti? Questo mondo del calcio è pronto a ripartire? È giusto che riparta? Qual è il tuo pensiero? Ma guarda Enrico, sono un po' perplesso, dico la verità. Io sabato, per esempio, mi sono visto, pensavo di vedermi il campionato tedesco, insomma, che prima a ripartire. Ti confesso che dopo 7 minuti ho girato, insomma, perché non era uno spettacolo che mi piaceva, ma per il fatto che, vuol dire, senza pubblico, senza rumori, sembrava la PlayStation, voglio dire. Quindi voglio dire, è una Ma ripartenza che comunque ci sarà. ci dovremmo Sì, abituare a sì, sì. vedere le partite così.
Certo, ma appunto non è facile perché è come una PlayStation, insomma, c'ho la stessa impressione di vedendo questo tipo di spettacolo. E per il calcio è ovvio che non è una cosa normale, naturale, quindi è molto ma molto difficile, però chiaramente bisognerà ripartire. Però la speranza, l'obiettivo è quello comunque di ripartire nella maniera giusta, cioè con tutte le attenzioni del caso, perché insomma io ti confesso, ma penso come ognuno di noi, una esperienza come questa non l'avevo mai vissuta. Veramente è una cosa terribile. È ovvio che non si può restare fermi, però ci vuole l'attenzione massima, soprattutto così come in un po' tutti i settori della vita, credo anche il calcio abbia bisogno di questo, insomma, in questo momento. Ecco, c'è Luca Cilli per che il vuole resto... chiederti subito qualcosa. Luca. Innanzitutto sì. Lo saluto a Totò e mi fa piacere rivederlo. Totò, parlavi di chiarezza anche. Io credo che in questo momento particolare c'è stata anche della confusione a livello di comunicazione tra Ministero, Governo centrale, sport, politica sportiva, e soprattutto secondo me è stata un po' discriminata la Serie B e la Serie C, perché si parla molto di ripartenza della Serie A, ma il resto del calcio in Italia, cioè la vedi anche tu in questa maniera oppure no? Guarda Luca, è esattamente quello che penso io, cioè, ho le stesse perplessità, soprattutto per cui proprio la cosa principale è proprio questa, cioè qui si è arrivato, voglio dire, comunque questo campionato che riparte è un campionato falsato, in ogni modo falsato, perché situazioni di 3 mesi fa, 4 mesi fa, le squadre come si presentano, a parte la chiusura dei campi, ma poi lo stesso criterio che non è stato seguito per la Serie C, il campionato finito, sospeso, hanno fatto le promozioni, adesso ci sarà ancora da chiarire un po' la situazione per la quarta squadra, voglio dire, perché ci sono dei possibili ricorsi, insomma, sono varie squadre, Bari in primo luogo, ma Triestina e anche altre che puntano, insomma, ad avere questo quarto posto. La Serie B è rimasta al palo pure essa. Il calcio italiano si dice che la Serie A è quella che trascina, ma in questo momento non sta trascinando nulla, sta cercando di trascinare se stessa, al di là di tutto il movimento, insomma, e questa è la cosa che non mi piace di questa situazione. Andrea, perché sicuramente prego tutti gli ospiti, lo dico sin da ora di essere brevi perché abbiamo tantissimi collegamenti, poi da lunedì prossimo cambieremo nuovamente formula perché ci dobbiamo adeguare un po' a tutte queste nuove regole. Scusami Totò se ti tolgo la linea. Andrea. Allora, un abbraccio e un ben ritrovato a Totò De Leonardis. Gli chiedo una valutazione sua sul modo di comportarsi degli esponenti del governo, in particolare il ministro Spadafora. È stato giustamente prudente o c'è un modo eccessivo di guardare il calcio con distacco o con sfiducia o con un filino di puzza sotto il naso, permettetemi questa espressione, a te. Ma guarda, io questo non credo, chiaramente il calcio è uno sport di contatto, vuol dire, noi non è che lo possiamo ignorare, guarda, non è un caso, che ti devo dire, se la pallacanestro ha sospeso i campionati, la pallanuoto ha sospeso i campionati, non si gioca più, vuol dire, perché evidentemente è una preoccupazione che è troppo grossa per essere ignorata. È ovvio che magari è sembrata anche esagerata, però il fatto stesso che stiano trattando per trovare una soluzione, perché è fin troppo chiaro che c'è chi spinge per ripartire comunque, e questo secondo me non va bene. Mi sembra comunque di capire, Totò, che tu sei un po' contrario a questa riapertura delle attività, no? Ma sì, di massima sì, proprio perché non è la stessa cosa. Io credo che, voglio dire, se questo campionato, così come è successo in altre discipline, in cui si è rinviato tutto alla prossima stagione, quando speriamo veramente che tutto questo sia finito e che magari quello che abbiamo passato serva da lezione a tutti per il modo di vivere, di comportarsi nella vita come nello sport,
e questa è la base alla quale dobbiamo puntare. Allora non sarebbe questo momento, questa voglia di ripartire comunque, e sicuramente le società, la Serie B, abbiamo sentito pure il presidente Sebastiani, cioè ci rimette 5 milioni, vuol dire non è un affare da poco quello che si fa adesso per ripartire, però la situazione, cioè i boi sono già scappati, voglio dire. Va bene, vedremo cosa succederà. Totò, ti ringrazio, e ci risentiremo lunedì prossimo. Grazie, un abbraccio grande da parte di tutti noi. Grazie, un saluto a tutti, ciao, grazie. Ciao Totò. Ciao a tutti, ciao. Ci sarà un partito pro per riniziare, anche nell'opinione pubblica, ovviamente quella fascia che vuol pensare a problemi molto più seri. Sicuramente, e non puoi avere un'unità di intenti su questo argomento. Io però credo che... Tu che sei a contatto con i dirigenti delle varie squadre di calcio, anche lì molti sono resti a ricominciare. Assolutamente sì. Ecco, per esempio in Serie A... Quella facciata che vogliono mostrare sulla intenzionalità di tutti all'unisono di ripartire in Serie A, appunto, è solo una facciata, perché poi se discuti singolarmente con diversi club, non tutti vogliono ripartire, anche per motivi economici, di sicurezza. Oggi il Parma si è allenato. Infatti è questa la notizia. Ed è particolare. Ieri il ministro Spadafora aveva mandato una frecciatina alla società con il presidente che aveva fatto il furbetto, quello era lo titolo della Lazio. Oggi tocca al Parma. Sì, non riesco a capire sinceramente questa forzatura da parte del Parma, che è sempre stato un club esemplare sotto alcuni punti di vista, sotto diversi punti di vista. È stata una forzatura in effetti. La Lazio aveva provato ad anticipare la strada, cioè quel che ha fatto il Parma. Altri club invece al momento hanno preferito mantenere le distanze. Tornando a quello che chiedevi prima, Enrico, ci sono tanti club, diversi club, soprattutto quelli medio-piccoli, che non vogliono ripartire, un po' perché non hanno le strutture per ripartire in questo momento storico con le nuove norme che dovranno esserci. E un po' perché, anche in Serie A, perché comunque quali sono, chiedo anche a te Andrea, quali sono i club che possiedono un campo di proprietà, un impianto sportivo di proprietà che possa consentire agli atleti di dormire e fare allenamento lì? Perché in collegamento abbiamo un altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco, buonasera e ben rivisto Francesco. Ci senti? Ben rivisto a tutti anche da parte mia. Sì, abbiamo qualche problema sulla linea audio con Francesco, cerchiamo un attimo. Ci senti? È normale che con tutti questi collegamenti stasera magari riuscissimo ad arrivare senza problemi. Benissimo, adesso benissimo. Allora, che ci dici Francesco? Bisogna riprendere o no? Secondo me sì, ma per molti versi sono d'accordo anche con Totò De Leonardis, che saluto, però io non voglio essere qualunquista o polemico per forza o chissà altro, ma non dobbiamo mai dimenticare che stiamo in Italia e che purtroppo, o per fortuna, io non lo so, il calcio è diverso dal basket, che a me piace molto e lo seguo dal vivo per tanti altri motivi, è diverso da altre discipline sportive, che l'Italia è diversa dalla Scozia, perché oggi dalla Scozia hanno confermato che la stagione è finita, il Celtic è campione di Scozia per la 51esima volta. Non c'è una riga, una parola di favorevole a questa decisione. Immaginate che cosa sarebbe potuto succedere se a livello di Serie A avessero detto stoppiamo qui la stagione. Tre retrocessioni, dalla B ne dovrebbero salire quattro, e quindi come funzionerebbe? Stessa cosa scendere dalla B alla C. Dalla C ci sono società, per quello che mi risulta e che sento dire, che magari le voci che arrivano, anche i contatti telefonici, sono pronti a fare ricorso qualunque decisione dovessero prendere, se non si dovessero giocare i playoff, almeno 10 società. E credo che potrebbe essere lo stesso problema, sarebbe stato lo stesso problema se la Serie A non fosse ripartita, e auguriamoci che riparta anche la B, perché non è che tra la B e la Luca Cima, abbiamo capito il senso della tua riflessione, Francesco. Luca, ciao Francesco, innanzitutto mi fa piacere rivederti, Luca, seppure a distanza, un saluto fortissimo. Francesco, senti, anche noi su Sport Italia abbiamo parlato di una possibile
rivoluzione dei campionati, no? Magari una Serie B diversa rispetto a quella di adesso, una rivisitazione in toto della Serie C. Secondo te è anche il momento giusto per riformare il campionato, i campionati? È il momento giusto, ma credo che non si possa decidere praticamente a stagione in corso. Il giorno in cui, già si è parlato così tante voci, due gironi di B, una sola C, il resto tutto semiprofessionismo, tutto Sì. questo porterebbe praticamente a una categoria di più, perché la Serie D attualmente è la quarta categoria nazionale, diventerebbe la quinta. Ma questo è un altro discorso. Ma non credo che si possa fare la stagione in corso, lo puoi preparare adesso per dire, signori, la prossima stagione le prime 10 faranno queste. Dalla decima alla quindicesima faranno questo, dalla quindicesima in poi, con questi regolamenti, faranno il resto. Sembrerebbe il momento opportuno, però io non voglio polemizzare a distanza, anche perché a Gravina, al presidente Gravina, di quello che dico io non gliene frega proprio niente, ma mi viene da pensare che quando qualche anno fa si è insediato il presidente Gravina c'era l'opportunità di ridurre, che ce n'erano meno di squadre di Serie C, sono state Il riportate primo a attacco della 60. serata La a Gravina Serie A. da parte di Francesco Di Francesco. Bene, Francesco. No, non è che c'è un attacco. Enrico, concludo. Dalla Serie A si parla da più tempo e arrivano più voci che magari la volevano scendere di nuovo a 16 squadre e adesso si parla di portarla a Ma si 20 sono o a dette tante 21 o cose, 22. Io Francesco. credo che la cosa più semplice sia trovare la soluzione per poter far ripartire la Serie A e la Serie B. Il resto si vedrà. C'è Andrea che ti voleva Sì, chiedere ciao una cosa. Francesco. Ciao Francesco, per quanto riguarda il Saluta. protocollo, cos'è che non ti convince di tutto quello che hai sentito? La negatività di un giocatore, il gruppo squadra, la responsabilità dei medici, cosa non ti ha convinto finora? È facile dire, come l'hanno detto i diretti interessati, la responsabilità penale per i dottori mi sembra eccessiva. Anche qui, velocemente, ma è difficile mettere nello stesso tavolo, grande o piccolo, sempre con un metro e mezzo di distanza, i rappresentanti della federazione, i rappresentanti della Lega, i rappresentanti dell'Istituto Superiore della Sanità, i rappresentanti dei medici, i rappresentanti dei giocatori e trovare lì una soluzione. Si entrano come quando si fa il conclave per il Papa. Fino a quando non trovate una soluzione, noi adesso chiudiamo la porta Ha e non vi ragione. facciamo uscire. E mentre quello glielo comunicano, quello lo rileggono, ci vogliono 3 giorni a leggere o 10 o 50 fogli, poi glielo riportano. Mi sembra una fase dispersiva. Un'altra cosa che in parte, da una parte ha ragione chi sostiene, se c'è un giocatore che diventa positivo e questo giocatore è stato a contatto con altri compagni, come fai a dire quello è in isolamento e gli altri no? Devono trovare una soluzione, ognuno per la propria competenza e credo che per queste cose i dottori e quelli dell'Istituto Superiore della Sanità siano più competenti magari di un dirigente di calcio. Ti dà pienamente ragione anche Luca Cilli in studio. Francesco, Sì. grazie per questa prima puntata dove stiamo effettuando dei collegamenti, ma da lunedì prossimo cambierà tutto. Ti abbraccio, un saluto dallo Ciao studio. Francesco. Tecnologicamente sei arrivato ad un livello altissimo. Complimenti, Francesco, siamo riusciti finalmente ad effettuare questo collegamento. Grazie a Francesco. Luca, riprendiamo il discorso di prima inerente alle squadre che sono attrezzate come strutture. In Serie B, il Pescara come sta In messo? Serie B il Pescara è un'eccellenza, ne parlavamo anche prima. Devo dire che ne sono orgoglioso da pescaresta e da tifoso del Pescara. Sono orgoglioso del fatto che il Pescara in questo momento per la Serie B viene preso come modello di riferimento per una possibile ripartenza, perché il Pescara è l'unico club di B che ha tutto in questo momento. Ha una struttura di allenamento tra le più belle in assoluto, ha un hotel dove poter svolgere il ritiro. Il problema è che in Serie B di squadre all'avanguardia e al passo con i tempi, ce n'è solo una, il Pescara. Non ce ne sono altre che ti Non ce ne risulti. sono altre, hanno tutte difficoltà. Se tu poi ne avremo modo di discuterne, Sì. E ma se tu fai un quadro generale, la Serie B è messa male da questo punto di poi vista. anche in Serie A ci sono delle realtà che hanno delle problematiche. In Serie A ci sono delle realtà che hanno delle problematiche, ad esempio il Brescia. Perché il presidente Cellino aveva poca voglia di ripartire, perché il Brescia non ha le strutture adeguate, ma anche altri club, la Spal, altri club anche per motivi economici preferiscono non riprendere il campionato.
Parliamoci chiaro. E ci dobbiamo mettere anche dalla parte dei calciatori, no? Perché i calciatori Sì. cosa pensano? Abbiamo in collegamento un calciatore che ormai è una bandiera del calcio pescarese, Ledian Memusciai. Buonasera Ledian, ben rivisto. Buonasera a tutti. Come stai innanzitutto? Tutto bene, dai, ora che si comincia a stare un po' meglio, Ci fa anche a meno piacere, ci fa seguito. piacere, Leida. Allora, i calciatori, ovviamente tu parli a nome della tua squadra. In questo momento ognuno avrà sicuramente delle idee diverse, ma voi che scendete in campo, voi che siete proprio i protagonisti, che notizie vi attendete? Ma in questo momento speriamo di ricominciare la vita normale, diciamo, tra virgolette, e quindi riniziare anche ad allenarci e a finire il campionato. Quanto vi è mancato il campo? Ma all'inizio magari non te ne accorgi, però col passare del tempo manca tanto. Senti, Ledian, molti si chiedono, se non dovesse ripartire il campionato, come fa un giocatore a stare fermo mesi e mesi? Cioè, alla riapertura della prossima stagione, come si ritroverebbe? Facciamo l'ipotesi che non si torni a giocare. È un grosso problema anche questo, no? Sì, è un problema, però finché magari come ora che bene o male puoi andare magari al campo a allenarti individualmente è già una cosa, invece stare a casa è un'altra cosa. Quindi ci vorrà un po' di tempo, però si può fare, dai. Ecco, lasciamo da parte un attimo il mondo del calcio, poi c'è il collega Luca Cilli di Sport Italia che ti chiederà qualcosa, anche Andrea Costantini, ma Ledian, volevo sapere in tutto questo periodo qual è stata la cosa che ti ha più amareggiato e qual è stata invece qual è stato l'aspetto che ti ha reso più felice, in generale ovviamente parlo. Quella che mi ha amareggiato più il fatto magari di ogni volta leggere tutte le notizie, accendere la TV e c'era sempre il telegiornale che parlava di cose bruttissime. Invece la cosa magari che mi è piaciuta di più, appena hanno riaperto un po' tutto e riprende la vita normale, ora magari si dà ancora più valore. E ovviamente bisogna rispettare le regole per non ricadere in quel fosso che a molti sembrava non finisse mai. C'è Luca Cilli, Luca, Ledian Memusciai, sai bene È un che uomo è grande, per il calcio è pescarese. un grande. E lo ringrazio perché qui parlo da tifoso, posso dirlo, tanto si sa da che Grazie. parte batte il mio cuore. Io lo ringrazio perché è uno di quelli che esce sempre con la maglia sudata. Poi si può vincere, si può perdere. Ledian, volevo chiederti questo: in questa annata, parlando di calcio giocato, perché poi è anche bello parlare di calcio giocato, cos'è mancato al Pescara? Nel senso, ti aspettavi qualcosa di più anche da parte di alcuni tuoi compagni, ma in generale ti aspettavi qualcosa di più all'interno di Cioè, lo dai questa già per finito il stagione? campionato, mancano ancora tante partite, No, quindi. però fino a per quello che abbiamo visto, Cioè. dico. Vabbè, si parla di quello Certo, che è successo fino esatto, ad ora. sì. Innanzitutto grazie per le belle parole. E quello che magari diciamo ha funzionato un po' meno, forse secondo me siamo stati anche molto sfortunati perché veramente abbiamo avuto tantissimi infortuni e quello secondo me ha influito un po'. E si vede anche nelle ultime gare dove magari a Benevento vai a giocare veramente con una formazione che il mister non sapeva chi mettere fino all'ultimo secondo. Sì, Poi ci questo è vero. stanno anche col Benevento, fino all'ultimo si è fatto male 2 minuti prima della partita a Gennaro, ma Scusami, tanti Ledian, poi piccoli. riprendi questo discorso. A proposito di Benevento, voi, quella è stata una giornata particolare, siete scesi in campo con le mascherine, queste immagini hanno fatto il Sì, giro di sì, sì. tutta l'Italia e lì in quel momento avete dato proprio un segnale a tutto il calcio, no? Ma noi stavamo vivendo una situazione strana perché noi era già un mese, diciamo, che c'era qualcosa di mai visto in tutta la mia carriera nello spogliatoio, troppa gente che ci passavamo di influenza,
Siamo arrivati a un punto che veramente c'erano una decina che non venivano neanche ad allenarsi perché erano malati. Qualcosa di strano c'è. Poi dopo è uscita questa cosa qua, magari colleghi tutto e ancora ti impaurisce ancora un po' di più. Poi lì era l'inizio e quindi faceva ancora più paura. Quindi riprendendo invece il discorso che stavi facendo sul campionato. Dico che io non credo alla sfortuna, però non abbiamo mai avuto la squadra al completo, perché pure a gennaio hai preso giocatori importanti come Pucciarelli, che però non l'hai sfruttato neanche per un minuto, in un ruolo dove noi magari avevamo bisogno. Allora, chiudiamo con Andrea Costantini. Ultima domanda a Mimmo Scipolo, lasciamo Allora, ovviamente. buonasera Lelian, due cose rapide. Intanto, se sei tornato al Poggio per gli allenamenti individuali, che emozione hai provato dopo 2 mesi in quarantena? E poi, cosa non ti convince? Lo chiedo anche a te, dei protocolli che non sono stati ancora validati, ma cos'è la cosa che hai sentito che ti ha dato più fastidio? Cioè, se devo fare questa cosa, non mi va giù. Allora, l'emozione di tornare al campo, già di respirare l'odore dell'erba al sole, così, già quella è stata una gioia dopo magari 2 mesi di rinchiuso in casa. Poi per il protocollo io sono dell'idea che se bisogna riniziare e magari cercare di fare un protocollo più adatto, non così complicato come lo è ora, perché un minimo rischio purtroppo ci deve stare, ma penso ci sta come ci sta in tutti i lavori. Quindi è giusto che se ci sta un minimo rischio, però bisogna correrlo per il bene di questa azienda, diciamo. I tamponi a ripetizione ti darebbero fastidio, farli 3-4 giorni alla volta? Ma un po' fastidio sì, però se vanno fatti si fanno, non è quello il problema, però magari non vorrei che passassimo come quelli che i tamponi vengono usati solo per noi, quindi se è così è meglio, preferisco piuttosto farne anche 10 in meno, non è problema quello, però per quello dico del protocollo che Ecco, secondo me va un precisiamo po'. lei anche ovviamente questi tamponi, questi test saranno tutte le spese saranno a carico delle società sportive, proprio perché non bisogna dare dei privilegi al mondo del calcio in generale, quindi le società si accolleranno queste spese. Allora sì, allora va bene. Però per quello dicevo, come iniziano anche le fabbriche, tra virgolette, a lavorare, che magari non fanno tutti questi controlli, noi ne facciamo e quindi si può fare, dico. Grazie Ledian per essere stato con noi, mi raccomando, tieni duro, in bocca al lupo e saluti ovviamente a tutto il gruppo familiare. Grazie Ledian, grazie. Grazie a voi. Grazie. Saluto anche io. Buona Allora, serata. ripartiremo tra poco con Luca Cilli, con Andrea Costantini e con altri collegamenti. Ci fermiamo 3 minuti e poi nuovamente in diretta qui da TV6. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigi, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture ed interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport.
Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Alle 34 minuti rientriamo in diretta dallo studio centrale di TV6. Abbiamo sentito finora Antonio De Leonardis, Francesco Di Francesco, Ledian Memusciai, con il nostro ospite in studio Luca Cilli, con Andrea Costantini in un'altra postazione. Dunque questo mondo del calcio vuole ripartire nonostante le tante difficoltà. Abbiamo sentito un calciatore come Ledian Memusciai. Ora siamo collegati con un altro calciatore che di esperienza ne ha tantissima, parlo di Alessandro Bruno. Buonasera Alessandro, come stai? Buonasera, buonasera a tutti. Tutto bene? Abbastanza bene. Senti Alessandro, sì, allora bene. Dicevamo prima con il tuo compagno di squadra Ledian Memusciai che anche tra voi calciatori c'è questa divisione, chi vuole ripartire, chi invece ha qualche dubbio in più. Il tuo pensiero qual è? La voglia di ripartire è tanta. Noi come squadra lo vogliamo fare al più presto, soltanto che comunque ci sono tante problematiche ancora da risolvere. Credo che in questi giorni le istituzioni risolveranno tanti problemini, quindi noi da parte nostra ce la metteremo tutta per ripartire, perché comunque il calcio è importante per il paese e quindi anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Ecco, le vostre perplessità sono legate ovviamente alle preoccupazioni sanitarie o di un eventuale contagio, oppure anche al fatto di giocare senza pubblico, non siete abituati ovviamente, quindi c'è anche questa negatività. Vabbè, il calcio è con il pubblico, senza pubblico è normale che la partita viene meno sotto tanti punti di vista, sotto tanti aspetti, quindi il calcio è fatto per la gente, quindi è importante che ci sia lo stadio. Poi per quanto riguarda il contagio, credo che comunque se dovessimo giocare comunque ci saranno tutte le precauzioni, tutti i tamponi, tutte queste cose qui che comunque ci fanno stare tranquilli. Mi sembra di capire, quindi tu sei favorevole subito a tornare a giocare, no? Ma sì, perché comunque da qui a un mese credo che comunque la pandemia si sia risolta, quindi adesso dobbiamo solo pensare a rimetterci in forma, a fare gli allenamenti e dare il massimo per le 10 partite che restano. Luca Cilli,
Ciao Bruno, buonasera innanzitutto. Buonasera. Ciao, ciao Luca, ciao. E in bocca al lupo per il proseguo della stagione anche a livello personale. Senti, io vorrei ripartire proprio a livello personale, ma cioè, è davvero per te l'ultima stagione questa oppure ci stai ripensando? Perché secondo me poi nella testa di un giocatore no, è sempre difficile smettere, credo, Vabbè, ma è normale, comunque un giocatore non vorrebbe mai smettere di giocare, vorrebbe giocare anche fino a 50 anni, però comunque poi dopo un certo punto ti devi rendere conto che molto probabilmente forse il fisico non ti regge più e quindi tu poi devi fare altre scelte. C'è un pizzico di rammarico per quella che è stata fin qui questa stagione, per quel che poteva essere, e soprattutto Ale, volevo chiederti una curiosità a livello personale: qual è stato il momento più bello della tua avventura con il Pescara? Se magari pensi, magari avessi potuto indossare prima questa maglia, che per te non è una maglia, è una seconda pelle. Vabbè, logicamente il momento più bello è la promozione in Serie A, quello è un momento indelebile. Per quanto riguarda quest'anno c'è un po' di rammarico, perché penso che comunque secondo me avrei potuto dare qualcosa in più, e questo è il mio più grande rammarico, perché comunque in tante circostanze credo che comunque la mia presenza in campo poteva far comodo, però comunque non ero io l'allenatore, non sono l'allenatore, e quindi purtroppo le scelte le fanno gli altri, io devo solo stare a quello che decidono gli altri, però comunque un po' di rammarico c'è, perché secondo me potevo fare qualcosa in più, e questa è la situazione. Prima di lasciare il microfono a Andrea Costantino, Alessandro, volevo chiederti il motivo per il quale potresti lasciare, legato anche al fatto che stai per diventare papà, quindi vorresti essere più vicino alla famiglia? C'è anche questo aspetto? Certo, perché comunque tra qualche settimana diventerò papà, quindi vorrei anche dedicarmi alla famiglia. Intanto ti facciamo gli auguri, così come lo facciamo certo alla tua signora. E poi un'altra domanda che sicuramente ti hanno fatto un po' tutti nella vita: aver giocato con il ruolo di genero del presidente, quanto ha condizionato il giudizio popolare? Ma secondo me tanto. Secondo me tanto, perché comunque inizialmente quando mi sono fidanzato con Michela era, diciamo, verso il gennaio della promozione della Serie A, nessuno mi diceva niente, poi dopo con il tempo hanno iniziato un po' a contestarmi, ma non perché peraltro ci stanno le contestazioni, io le ho sempre subite dappertutto, non solo qui, la gente mi contestava, le parole se le tenevano per loro, perché io in campo ho messo sempre l'anima e ho sempre dato tutto, quindi io sono a posto con la coscienza. E questo è verissimo. Allora, Andrea Costantini, e poi sì, lasciamo Alessandro. Allora, Andrea. Buonasera Alessandro. In passato tanti giocatori del Pescara sono diventati ottimi allenatori, alcuni grandissimi allenatori. Vuoi allungare la striscia? Cioè ti cimenterai appunto con questo ruolo e cercherai di arrivare il più in alto possibile? Ma guarda, il futuro è ancora incerto, adesso io sono concentrato a questa finale di campionato, poi sono concentrato per la nascita della mia bambina, e poi dopo penseremo al resto. Se dovessi fare l'allenatore spero di vincere tanto, di fare una bella carriera, migliore di quello che ho fatto da calciatore. Fisicamente come ti senti Alessandro? Hai messo qualche chilo come tutti quanti noi oppure no? Ma diciamo, adesso sto abbastanza bene, che abbiamo ripreso gli allenamenti da qualche settimana, però è normale che in quarantena qualcosa metti, perché comunque non fai più allenamento con intensità, ti sei allenato solo in giardino, e questo comunque ha compromesso un po' la condizione fisica, non solo mio ma di tutti, però comunque è stata ripristinata in poco tempo, perché comunque ci stiamo allenando già da una decina di giorni.
Bene, quindi pronto a tornare in campo. Grazie Alessandro per aver dato il tuo contributo come calciatore. Ovviamente tantissimi auguri per la nascita della tua prima figlia, ovviamente anche alla signora. Grazie da parte dello studio Musei. Alessandro, in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie. Allora, Luca, mi stavi dicendo prima che c'è questa divisione di presidenti, di allenatori, di direttori sportivi. Ma anche di giocatori, eh? Anche di giocatori? Sì, sì. Perché non sono tutti... Dai, c'è qualche segreto. Non sono... No, no, vabbè. Non sono tutti d'accordo sulla ripartenza. Nel senso, anche il calciatore esige la massima sicurezza nel momento in cui si riparte. Bisogna farlo con estrema sicurezza per tutte le parti in causa. Quindi anche questo sarà un motivo di discussione. Qui poi Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, farà da portavoce, però bisogna mettere insieme veramente tanti componenti, non è facile trovare una soluzione. Gabriele Gravina veramente ci sta mettendo il cuore, però deve essere anche un po' aiutato, secondo me è stato lasciato solo. Senti, sarà decisivo l'incontro tra Gravina ed il Premier Conte? Assolutamente sì. Io spero che il Premier Giuseppe Conte capisca anche l'importanza del pianeta calcio, perché un'industria va analizzata così com'è, Enrico, cioè un comparto della vita industriale come attività non solo sportiva del paese, e non si può fermare il calcio così a lungo. Chiaramente bisogna che ci siano tutte le condizioni, però va detto anche per una questione di indotto che il calcio deve ripartire. A proposito del protocollo, sai bene quali sono il ministro dello sport Spadafora non è stato molto vicino al calcio, anzi, però spesso, negli ultimi giorni ha fatto un po' di retromarcia. Negli ultimi giorni però non si è comportato bene nei confronti di questo sport in generale, non è piaciuto a molti il suo atteggiamento, e sono d'accordo, in effetti non è stato molto chiaro anche nelle sue uscite. Ecco, nel protocollo della FIGC, secondo te qual è il punto più difficile da scardinare? Secondo me ce n'è più di uno. Il fatto, ecco, che se dovesse esserci un giocatore positivo in squadra, come gestire quella situazione con il resto del gruppo? Non è semplice. Io credo che, come diceva prima Francesco, bisogna mettersi insieme tutti intorno ad un tavolo e cercare di trovare una soluzione, anche chiedendo dei pareri a dei professionisti del settore medico in questo caso, perché non può essere quel che è stato indicato alla FIGC, perché se no non si riparte veramente, veramente più. Allora, tra poco ci collegheremo con il professor Vincenzo Salini, che fa parte della Commissione Sanitaria della Lega e, come dicono dalla regia, che deve modificare un attimo il suo portatile, non so come ci stiamo collegando, perché il collegamento con Milano c'è, lo vediamo inquadrato. Eccolo qui, il professor Vincenzo Salini. Buonasera professore. Buonasera. Ecco, professore, una cortesia, se può mettere, non so se ha il telefonino in orizzontale, così mi dicono dalla regia. Ecco qui, va bene così. Va meglio così, perfetto. D'altronde siamo in diretta e quindi lui è arrivato a Milano in giornata, ricordiamo primario del reparto di ortopedia al San Raffaele e fa parte della commissione sanitaria, e qui entriamo nell'argomento principale della serata. Professor Salini, allora chiedevamo prima a Luca Cilli di Sport Italia, il punto da chiarire in questo protocollo riguarda proprio queste problematiche. Partiamo subito allora alla responsabilità penale dei medici. Lei è responsabile dello staff medico del Pescara, si riuscirà a scardinare questo punto? Allora, il problema della responsabilità professionale è un falso problema in realtà. Perché? Perché c'è innanzitutto una nota dell'INAIL di ieri che chiarisce un po' la situazione. Il medico è responsabile solo ed esclusivamente in caso di colpa grave. Cosa significa in caso di colpa grave? Noi tutti medici siamo responsabili di colpa grave. La colpa grave è quando io devo fare i tamponi, come in questo caso, non li faccio e sono punibile dal punto di vista penale. Per il resto c'è l'articolo 91 che sancisce la responsabilità del medico
sociale del responsabile sanitario su tutta quella che è la salute psicofisica del calciatore. Quindi in realtà il problema, secondo me, è un falso problema. Cioè l'INAIL vi ha detto, se non viene seguito il protocollo, in pratica, se c'è controllo, colpa grave, il medico è punito. Sì, ma questo accade anche negli ospedali. Cioè, sì. C'è la legge del 2017, dell'8 marzo 2017, la legge Gelli Bianco, che depenalizza il ruolo del medico, nel senso che oggi le società scientifiche, piuttosto che in questo caso la commissione medica può essere considerata federale, una società scientifica, delinea quelle che sono le linee. Così, se io mi attengo alle linee guida, a quello che la commissione medica mi dice, io non sono punibile. Io sono punibile nel momento in cui vado al di fuori di quelle che sono le linee guida. Riguardo al protocollo, non ci dimentichiamo, io ascoltavo poc'anzi la trasmissione, che le linee guida che noi abbiamo proposto, che il professor Zeppigli ha proposto e noi tutti della commissione abbiamo avallato, corretto e condiviso, sono delle linee guida che si riferiscono alla foto del paese l'8 di aprile, quando la situazione clinica era sicuramente diversa. Sì. E quindi allora qual è il problema ancora da risolvere? Secondo me i problemi fondamentali, io penso, da medico lo dico, la responsabilità medica è un falso problema, anche se negli ultimi giorni ci sono una serie di iniziative da parte di alcuni colleghi riguardo a questo campo. Secondo me i problemi reali sono l'approvvigionamento dei tamponi, perché non tutte le società e soprattutto non tutte le regioni hanno tamponi nella stessa misura e nella stessa quantità. Come si fa a fare un tampone ogni 4 giorni a tutta la squadra? Questo prevede. Ma non è questo, questo è un altro problema, nel senso che il tampone ogni 4 giorni è dato dal protocollo della FMSI, sì, che non è stato recepito dal governo. L'unico protocollo recepito dal governo è quello che abbiamo fatto qui con la commissione. La commissione si dice che gli atleti devono fare il tampone appena arrivano e dopo una settimana, e non dopo ogni 4 giorni, quindi non è quello il problema. È normale che poi, se dovesse capitare, e questo è l'altro punto nodale del protocollo, se dovesse capitare che un ragazzo diviene positivo, ecco, allora che succede? Può essere un problema. Questo caso può... in quel caso c'è una guerra adesso, una guerra che tutta la squadra è esagerata come termine. Esatto, si fa mandare tutta la squadra in quarantena. In realtà sul protocollo promosso da noi all'inizio avevamo fatto un protocollo sullo stile tedesco, cioè ovvero che l'atleta positivo veniva isolato e gli altri in isolamento fiduciario e con la possibilità di fare tamponi e quindi ricominciare ad allenarsi. Questa è una prima fase. Ma prima di sentire Luca Cilli, c'è il timore, non andando in ritiro, che un giocatore ovviamente possa essere contagiato, perché un conto è stare in ritiro, siete sempre gli stessi, siete ben protetti, però se non si dovesse andare in ritiro in questa fase precampionato, le percentuali di contagio ovviamente aumenterebbero. Beh sì, naturalmente, purtroppo il calcio insiste nella nazione, voi sapete tutti che tutti gli organi di stampa, iniziare dal Presidente del Consiglio, in questa seconda fase sono fondamentali le nostre azioni. Cioè, se io giro senza maschera, così come lo faccio io da privato cittadino, deve farlo un calciatore. Sicuramente bisogna stare attenti, ma in realtà questo è stato chiaro dal primo giorno, che giocare con il rischio zero è impossibile, perché oggi non potremo mai avere un rischio zero, ma non lo avremo neanche a settembre. Quindi in realtà le linee sono state delle linee di buon senso, cioè nel senso noi abbiamo cercato, tra l'altro domani abbiamo una nuova convocazione alle 10.30 della commissione per iniziare a lavorare sui protocolli per la ripresa dell'attività e per le gare, che anche lì sicuramente ci sarà. Ritroverete nuovamente alle 10.30. Sì, domani mattina alle 10.30 abbiamo un'altra riunione. Luca Cilli. Professor Salini, buonasera innanzitutto. Io buonasera. Ho due domande e due curiosità. Lei parlava del modello tedesco, no? Che più o meno è quello che forse dovremmo seguire, perché loro sono ripartiti prima. Lei parlava del modello tedesco. Si può replicare anche da noi? Questa è la prima domanda. La seconda, cosa più importante, lei è fiducioso circa la ripresa breve del campionato? Perché poi è la domanda che tutti si fanno.
Allora, per quanto riguarda diciamo, l'aspetto strettamente del protocollo, il protocollo tedesco è molto simile al nostro. Sicuramente quello che c'è di differente tra noi e la Germania è quello che un po' c'è anche nella società, nella politica, cioè nel senso che loro hanno una strutturazione completamente diversa. Però in realtà il nostro protocollo non dice nulla. La differenza è che il nostro protocollo proposto dalla FIGC diceva che il giocatore, soltanto il giocatore positivo, andasse in quarantena con tutta la squadra. Sì. Il CTS ci ha modificato questo aspetto e ci ha detto che in realtà dovevamo mandare in quarantena tutta la squadra. Io penso che sicuramente questo sia uno scoglio da superare, perché se non superiamo questo scoglio difficilmente il campionato riprenderà. Per quel che riguarda la ripresa del campionato, è una bella domanda, nel senso che secondo me non oggi, per quello che ho potuto percepire io, non tutte le componenti, non tutti gli attori di questa vicenda sono, diciamo, vanno nella stessa direzione. Quindi secondo me si riprenderà? Secondo me sì. Bene, Andrea Costantini. Buonasera professore, ecco, nell'ambito del protocollo che insomma domani riprenderete a discutere, quali sono gli altri punti salienti e soprattutto ci sarà differenza tra il ritiro pre-campionato, pre-ripresa e poi il campionato? In particolare la squadra sarà isolata nel pre-campionato e poi non avrà più l'isolamento, questa famosa bolla, durante il campionato? Sicuramente non ci sarà, ci sarà il classico ritiro pre-gara come sempre. Quello sicuramente. Naturalmente stiamo lavorando a questo e stiamo cercando di capire se ad esempio prima di una gara debbano essere fatti dei tamponi per evitare che magari poi, perché sappiamo che quando si andranno a fare le gare i ragazzi saranno a casa e quindi stando a casa probabilmente il rischio, perché il problema di questa malattia sostanzialmente è che noi ci portiamo dietro degli asintomatici che sono assolutamente in condizioni perfette, quindi quella è l'unica difficoltà. Questa era l'altra domanda, scusi, non ricordo, era... Ecco appunto, se c'è differenza tra quello che il protocollo può prevedere nella fase pre-campionato sì, e poi durante. Sì, ecco. Assolutamente sì, il protocollo pre-gara, il protocollo gara cosiddetto sarà diverso, ma la situazione medica e soprattutto quello che ci arriva dalla scienza, dai colleghi che sono in prima linea su questo argomento, in ospedale uno di quelli che è più in prima linea su questo argomento, ci spingono ad essere positivi e forse ad allentare un po' le misure. Se ne parlerà domani mattina, che probabilmente si riuscirà, perché in realtà io l'altro ieri mi sono confrontato con il medico dell'Inter, con un mio carissimo amico Piero Volpi, mi diceva che anche loro avrebbero delle difficoltà a fare il protocollo, ma purtroppo se noi veniamo chiamati come medici, considerate che nella stesura del protocollo i nostri consulenti erano, oltre alla commissione medica fatta di professionisti di alto livello, c'erano anche il professor Ricciardo, il professor Cadua, il professor Vaia e Fantoni, che sono tutti i medici che fanno parte del CTS, sono i consulenti del governo. Quando noi ci hanno chiesto di fare un protocollo, non poteva essere diversamente, non potevamo fare diversamente perché la situazione clinica era quella. Professore, ma è vero che per gli allenamenti di questa fase, chiamiamola pre-campionato, perché è come se ci fosse un nuovo ritiro, soltanto i giocatori non indosseranno le mascherine, anche gli allenatori, lo staff tecnico dovrà indossare la mascherina al campo? Durante Beh, assolutamente, sicuramente sì, sicuramente sì. Tutti quelli che non hanno, che non sopportano lo sforzo fisico, che come potete immaginare effettuare uno sforzo fisico con la mascherina non è sicuramente una cosa piacevole. Insomma, lei è fiducioso che si trovi un'intesa anche col ministro Spadafora? Io penso di sì, ci sono continui colloqui anche stasera, ho parlato col presidente Barata non più di un'ora fa. Sicuramente è normale che le cose sono, questo è un aspetto fondamentale, che le cose sono, le leghe sono concatenate, quindi se riparte la A ripartiamo tutti, se non riparte la A non riparte nessuno. Questa è già una notizia diversa, no? dalle altre giornate. Professore, noi la ringraziamo per questo contributo. Grazie. È sempre il medico del Pescara e tifoso biancazzurro, quindi speriamo di rivederlo all'Adriatico. Grazie, grazie al professor Salini per questo contributo. Grazie utilissimo. A tutti. Grazie, saluti professor Salini. Allora andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio con altri collegamenti. A tra poco.
Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22 e un minuto, torniamo in diretta dallo studio centrale di TV6 con Luca Cilli di Sport Italia, con il nostro Andrea Costantini. Insomma, il professor Salini nel precedente collegamento ci ha fatto intendere o ripartono tutti oppure se ne riparlerà la prossima stagione. In collegamento abbiamo ora il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera presidente, come sta? Buonasera Enrico. Come sta, tutto bene? Bene? Tutto a posto e niente in ordine. Allora presidente, poco fa il suo responsabile dello staff medico, professor Vincenzo Salini, che ricordiamo fa parte della commissione medica della FIGC, ci ha fatto intendere che le cose si risolveranno, che questo protocollo
può essere rivisto. Anche lei è fiducioso un po' sulla ripresa di un protocollo più vicino alle vostre esigenze? Ma io credo che nei prossimi due giorni questo protocollo verrà rivisto e alleggerito di molto, per permettere la ripartenza degli allenamenti collettivi. La ripartenza degli allenamenti collettivi chiaramente non significa la ripresa del campionato, perché da qui alla ripresa del campionato, se non succede nulla, se le cose continuano ad andare come stanno andando, con i contagi che sono in continuo calo, e allora ci sarà un protocollo per le gare, che chiaramente purtroppo le gare ci vedranno in giro per l'Italia, quindi è evidente che ci sarà un protocollo particolare per le gare. Ma perché perché la Lega di Serie B ha deciso di tornare ad allenarsi in maniera collettiva 10 giorni dopo la stesura del protocollo, se è vera questa notizia? Ma perché no, è vero, abbiamo deliberato in assemblea, perché il protocollo così com'era, se fosse rimasto così o se dovesse rimanere così, ci consentirebbe di avere qualche giorno in più per fare tutti i test. Non ci dimentichiamo che la Serie A ha cominciato a fare i test già 2 settimane fa, quindi per il 18 sarebbe stata pronta per ripartire con gli allenamenti collettivi. Noi no, quindi avevamo bisogno di qualche tempo in più, ma soprattutto perché c'è la possibilità di allungare il tempo del campionato, mentre la Serie A dovrà fermarsi necessariamente entro il 2 di agosto, se non vado errato. La Serie B potrebbe giocare almeno fino al 20, perché potrebbe allinearsi al calendario europeo e quindi finire il campionato con tutta tranquillità. Ecco, voi siete pronti ad andare in ritiro? Mi diceva prima Luca Cilli, che lavora, come ben sa, Sport Italia, e tutti sanno che il Pescara è la squadra più organizzata in Serie B. Cosa vi manca per arrivare alla perfezione di questo, chiamiamolo ritiro, lo sto chiamando sempre ritiro da questa sera? Ma a noi non manca nulla, a noi manca di cominciare a fare i controlli, che chiaramente se ci dobbiamo allenare dal 28 insieme, stare tutti quanti insieme, cominceremo tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, facendo tutti i controlli che dobbiamo fare, che abbiamo già programmato, e poi saremo pronti per iniziare. Prima di cedere la linea a Luca Cilli, le chiedo subito, lei ha detto nei giorni scorsi la società ci rimetterà sui 5 milioni per questo, per questa pandemia che c'è stata. Se non si gioca, queste avranno tutte le società come il Pescara. Certo, se qualcuno ha speso di più, e ancora di più. Però la media, se si dovesse tornare a giocare, quale sarebbe il danno? Se si dovesse giocare, ne rimetteremo la metà. D'altronde oggi andare dagli sponsor a chiedere soldi, consideriamo quello che stiamo spendendo per metterci a posto dal punto di vista normativo, considerando che dobbiamo anche provvedere adesso in qualche modo alla restituzione di quelle 5 partite che mancano, o con sconti per il prossimo anno o con rimborso, ma comunque anche quello è un danno, e purtroppo in questo momento credo che le aziende che sono vicine allo sport abbiano tutt'altro problema che quello di stare vicino allo sport. Quindi la perdita sarebbe comunque grave, ma io non mi preoccupo molto per questa stagione. La mia preoccupazione è per la prossima, perché questo l'ha sottolineato più volte, il fatto di avere delle problematiche eventualmente per la prossima stagione. Perché? Ma non sono problematiche mie, sono problematiche sì, esistenti. Di tutti. Che la prossima stagione, se si dovesse ripartire a porte chiuse, come penso che se uno deve valutare ad oggi dovrebbe essere così, intanto non hai la possibilità di fare nulla a livello di abbonamenti e quant'altro. Poi credo che la maggior parte degli sponsor, che sono sponsor da stadio, bisogna capire cosa dirgli a questi signori per convincerli a venire ad aiutare una squadra di calcio. Quindi il danno sarà più della prossima stagione, soprattutto con contratti stipulati con giocatori, contratti pluriennali stipulati in un momento in cui il Covid non c'era, e quindi tu ti ritrovi ugualmente con dei ricavi che saranno di molto inferiori a quelli che mediamente una squadra di Serie B può fare. Quindi Luca, le problematiche.
Ciao Presidente, buonasera. Fa piacere rivederti, seppure a distanza innanzitutto. Senti, parlavamo prima con Enrico, no? Sentendo anche alcuni tuoi colleghi, Presidenti di B. Mi ha fatto piacere questo, nel senso siamo stati riconosciuti come un'eccellenza, perché comunque le strutture sono importanti, campo d'allenamento, hotel per il ritiro. Tu lo sai meglio di me, non tutti hanno le strutture che hanno il Pescara. Una curiosità più che una domanda, ma veramente tutti i tuoi colleghi vogliono ripartire per chiudere questo campionato o qualcuno pensa di chiuderlo prima e pensare alla prossima stagione? Te lo chiedo sinceramente, Pres. Io adesso... Senza fare nomi, non... Senza no, fare... no, ma no, entro nella testa di ognuno di noi. Noi come Serie B vogliamo ripartire perché sappiamo quale possa essere il danno che possiamo causare fermandoci. È evidente che magari qualcuno che ha un interesse piuttosto che un altro nella sua testa può anche pensare mi fermo qui, molta gente pensa anche che fermandosi non sia successo nulla, poi nella realtà non è così perché comunque si è giocato per due terzi il campionato, ci sono delle classifiche che già esistono, ci sono dei meriti sportivi. Ci sono tante situazioni che possono uscire fuori, la federazione avrà su questo aspetto qui avrà la competenza e la responsabilità e credo che nessuno si debba fare illusioni su situazioni diverse da quelle che sono le risultanze del campo fino a oggi. Quindi l'importante è giocare, così si finisce sul campo, nessuno può lamentarsi di nulla. E ci saranno promozioni, retrocessioni come al solito, playoff, playout, ci sarà chi gioirà perché andrà in A e chi magari sarà dispiaciuto perché abbandonerà la cadetteria, quindi credo che la soluzione migliore sia questa. Poi è evidente che in ognuno di noi c'è un'aspettativa e magari ci sarà pure qualcuno che dice vabbè finiamola qui, non è successo nulla. Presidente, a proposito di soluzioni, lei parlava anche giustamente perché guarda anche al futuro e non solo a quello più immediato, per le prossime stagioni. Ne abbiamo parlato anche su Sport Italia, lei è intervenuto sull'argomento, ma le piace la possibile idea della riforma della B? Cioè il presidente Sebastiani del Pescara è favorevole ad una B sviluppata in maniera diversa, due gironi da 20, rivedere i format, ridurre il numero di società professionistiche? Soprattutto si può fare, Presidente, cioè questa è la cosa. Che ci sia riforma è poco sicuro, perché se tutti quanti si continuano a lamentare sulla mancanza di sostenibilità delle società vuol dire che una riforma andrà fatta. Però è chiaro che le riforme non si possono fare a piacimento, le componenti, nessuno deve fare un salto in avanti senza guardare quello che c'è o davanti o dietro, per cui non si può ragionare per componente ma si deve ragionare da sistema. Per fare un campionato di B a 40 squadre significa che la Serie B, diciamo a 40 squadre, dovrebbe trovare almeno altri 200 milioni di ricavi. E credo che in questo momento sia praticamente impossibile, quindi sicuramente la Serie C a 60 squadre non è più sostenibile, ma questo sono anni che si dice che la Serie C non è sostenibile, però sono anni che si continua a fare la Serie C a 60 squadre, ognuno bisogna che rinunci a qualcosa, forse il semiprofessionismo per molte società sarebbe la salvezza, però non è che posso farla io la riforma. Allora, Presidente, a proposito di attrezzature, si è chiarito con l'assessore Pompei del Comune di Montesilvano per questo impianto che dovrete gestire? Ma io con l'assessore Pompei onestamente non mi devo chiarire di nulla, perché loro, Enrico, sono stati non gentili, di più nel convocarci qualche mese fa per chiederci la disponibilità nostra a fare un progetto sullo stadio Maestrangelo. Abbiamo valutato, abbiamo fatto computi metrici, sono mesi che ci stiamo lavorando e abbiamo fatto una proposta al Monte Silvano, che è una proposta che è aperta a tutti, per cui se arriva al Comune di Monte Silvano una proposta migliorativa, noi, il Comune non è assolutamente impegnato con noi come noi non lo siamo col Comune, noi abbiamo fatto una proposta, il Comune adesso valuterà le proposte che arrivano, se arriva qualcuno che offre qualcosa di meglio per la comunità, per l'ente,
affiderà il campo ad altri. Quindi sì, ma dove è nata impegno. La polemica da parte dell'assessore? Ma la polemica no, ma non credo che sia dell'assessore Pompei la polemica. Mi sembra di aver letto che due consiglieri del Movimento 5 Stelle sì. hanno detto che l'affare sarebbe del Pescara. Siccome io mi sono stufato di fare gli affari, questi due consiglieri di 5 Stelle possono venire loro a fare l'affare, si prendono il campo e lo gestiscono. Anzi, cioè loro sostenerebbero prima... che il Pescara è moroso perché non ha pagato l'affitto allo stadio Adriatico? Il Pescara, dico, ho già risposto ai due consiglieri, il Pescara non è moroso nei confronti di nessuno, forse è l'unica società nella storia del Pescara che ha sempre pagato tutto. Probabilmente questi due consiglieri probabilmente dovrebbero fare il loro lavoro un po' meglio, andare a capire per quale motivo nel 2016 il Pescara non ha pagato l'annualità, e non l'ha pagata perché all'inizio della Serie A, siccome il comune di Pescara non aveva in cassa i soldi per rifare il terreno, la Pescara Calcio ha anticipato ed ha scontato i canoni di quell'annualità. Dopodiché ha cominciato a ripagare regolarmente i canoni, come fa dal lontano 2009, quando ci hanno riconsegnato lo stadio, 2010 se non vado errato. Voi pagate anche in anticipo per le partite di campionato? No, noi dobbiamo pagare in anticipo, altrimenti non ci danno nemmeno le chiavi. E credo che Pescara, che si chiama Pescara, non si chiama Sebastiani, forse un occhio di riguardo lo meriterebbe pure, però non è un problema perché noi abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo. Se poi questi due consiglieri, ripeto, volessero fare l'affare anche loro, andassero al comune di Montesilvano, presentano loro una proposta migliorativa e si prendono il campo Mastrangelo. Ma io ripeto, con i soldi che dobbiamo spendere sul campo Mastrangelo, io se trovo un pezzo di terra agricolo dove oggi ci sono le galline, ci faccio due campi di calcio, non uno. Quindi non è un problema sicuramente di affare, è un accordo con l'ente che ha voluto in qualche modo riconoscere la leadership del Pescara nel campo sportivo ed è orgogliosa che il Pescara vada ad allenarsi al Mastrangelo, che ci possa giocare la Primavera 1, che possa portare movimento in quella zona. Se poi è chiaro che poi qualcuno non la pensa così, è un problema suo, non posso farci niente. Ecco Presidente, una volta per tutte vogliamo chiarire, perché chi ci segue da casa sa bene che il Pescara ha la disponibilità anche del Poggio degli Ulivi, però l'acquisizione di questo impianto non è stata ancora eseguita. Spieghiamo il motivo? Sì, ma credo che non ci sia nemmeno il motivo di spiegarlo, però lo spiego volentieri perché sennò sembra quasi che noi facciamo le chiacchiere, invece le chiacchiere non le abbiamo mai fatte, anzi abbiamo fatto tanti fatti e oggi in un momento di emergenza, come diceva Luca, qualcuno ci riconosce che abbiamo fatto qualcosa di importante. Il Poggio degli Ulivi ancora non è nella possibilità di fare il subentro sul contratto di leasing, perché il Poggio degli Ulivi, mi dispiace dirlo, aveva ci sono 100 problemi, ne aveva 101. Noi li abbiamo cominciati a risolvere una alla volta, ci mancano ancora due cose tecniche da risolvere. Nel momento in cui saranno pronte, avremo l'agibilità completa di tutto l'impianto, la società di leasing potrà fare il subentro alla Delfino Pescara. Queste problematiche riguardano i campi? No, riguardano tutta la struttura, con tante problematiche tecniche che probabilmente non sono state gestite in maniera giusta dall'inizio, da quando è stato costruito. Però a prescindere da questo, ci tengo a precisare che io con l'attuale proprietario, che è Peppe De Cecco, non ho nessun tipo di problema. Noi paghiamo l'affitto che andrà poi a essere defalcato da quello che... Sì, ho chiesto questo perché sanno da casa che ovviamente il Pescara ha il Poggio perché deve andare a Montesilvano, proprio perché ci stanno queste... No, ma però vi spiego anche Montesilvano, che sia Montesilvano possa essere un'altra situazione. Siccome se vuoi fare calcio, credo che se devi andare a zappare la terra ti devi comprare la zappa. Se vuoi fare calcio ci vogliono i campi, ci vogliono le infrastrutture. E Poggio degli Ulivi ha 4 campi, ma siccome noi siamo una famiglia numerosa, quando possiamo, se troviamo la possibilità di allargare le infrastrutture, se vuoi lavorare meglio, credo che sia... Se ce ne avessi altri 3 di campi, li prenderei tutti e 3, perché allenarsi sul campo in erba è una cosa, allenarsi sul sintetico è un'altra, far riposare un campo magari un mese, lavorare sull'altro e viceversa è sicuramente una cosa che serve. Questo fa parte di quel concetto
della programmazione e delle infrastrutture che oggi ci vedono pronti in una situazione di emergenza, a differenza di altri che invece magari prendono un giocatore in più e non guardano a queste cose. Bene, Andrea Costantini, sì. Andrea. Buonasera Presidente. Allora, torno alla vicenda protocollo rapidamente. La resistenza o la prudenza del governo e del Comitato Tecnico Scientifico, lei le valuta come giuste o come eccessive? Ma io credo che le resistenze del governo sono anche legittime, perché voglio dire, non è che abbiamo vissuto da un'altra parte. Abbiamo visto che nel mondo questa pandemia sta creando morti e problematiche, tutto. Quindi sicuramente è una preoccupazione che c'è e che ce l'abbiamo tutti. Però è anche vera un'altra cosa, che noi dall'8 di marzo, dal 9 di marzo, quando abbiamo chiuso tutto, abbiamo avuto delle persone che hanno lavorato per noi, mi riferisco ai dipendenti dei supermercati, ai medici, agli infermieri, alla protezione civile, agli edicolanti, a tutti quelli che invece sono stati aperti per darci un servizio, e non credo che queste persone qualcuno abbia riservato un'attenzione particolare. I giocatori, se no facciamo sempre lo stesso errore, no? Facciamo passare i ragazzi, i giocatori come... un mondo dorato, questo mondo, gente viziata. Invece i giocatori fanno il loro mestiere, perché questa è la terza industria italiana ed è giusto che riparta come ripartono le altre industrie, quindi con le dovute precauzioni, con i controlli che credo siano anche molto molto superiori a quello che fa un dipendente normale, perché fare due tamponi in 48 ore, fare il sierologico, tenere tutti sotto controllo, tenere il distanziamento, lavare i panni in un certo modo, sanificare l'ambiente di lavoro, se no altro modo andiamo sulla luna e giochiamo sulla luna. Cioè, non, credo che più di questo non si possa fare, e credo che anche i giocatori devono capire che questo è un momento in cui bisogna convivere con questa pandemia, con questo virus. Speriamo che vada via il prima possibile, speriamo che esca il vaccino il prima possibile, però oggi non è che ci possiamo fermare in casa e non dire nel protocollo. Nel protocollo, il principale nodo da sciogliere secondo lei, l'isolamento, il fatto che ci sia il singolo positivo che bloccherebbe tutto quanto il gruppo? Ma io credo che questi, ho detto all'inizio dell'intervista, credo che questi due aspetti verranno eliminati, perché credo che anche il ritiro possa essere eliminato, per cui i ragazzi stanno insieme. Poi è chiaro che vanno monitorati, perché se poi i ragazzi... Io gli faccio tutti i controlli il giorno, li metto nella condizione di lavorare in sicurezza, e poi la sera mi escono e mi vanno nei pub, non abbiamo fatto nulla. Però siccome parliamo di professionisti, faranno in modo che la sera vanno a casa e stanno a casa, la mattina dopo si ripresentano con tutti i compagni di squadra in un ambiente sano, pulito e negativo da tutti i punti di vista. Allora, l'ultimissima. C'è Luca Cilli, scusami Andrea, perché sì, andiamo di fretta. C'è Luca Cilli che però vuole fare una domanda di calcio giocato. Perché? No, perché poi è la domanda un po' regina del calcio giocato, Presidente, perché ne parlavamo anche prima. Quelle notizie di mercato, no? Tu sei. No, ma no, invece è importante, perché a proposito di programmazione, Presidente, vuol ripartire con le grottaglie in panchina oppure pensa ad un allenatore non giovane, una certezza per la prossima Serie B? Qual è la sua idea? Perché sicuramente già state programmando, no, per il futuro. Luca, io capisco che tu sei giornalista, è giusto che fai. Che oggi calcio mercato lui, quindi. No, appunto, lui è dedicato a quello in particolar modo, quindi è giusto che fai queste domande. Io ti dico la mia. Per me, intanto cercate di ripartire, intanto mancano 10 partite e può succedere ancora di tutto. L'allenatore nostro è Le Grottaglie, l'abbiamo scelto, condiviso in società, e sta facendo anche molto bene, perché a prescindere da tutto, credo che la sfiga che abbiamo avuto quest'anno in tutti i sensi, tra infortunati, influenzati da un certo periodo, di tutto e di più, abbiano influito negativamente sulla gestione prima di Zauri e poi di Le Grottaglie. Io ho detto qualche giorno fa che il mio identikit dell'allenatore sarebbe quello di trovare un allenatore giovane, e credo che Le Grottaglie lo sia.
Un allenatore che faccia lavorare i giocatori, Nicola lo fa benissimo, che abbia un buon impatto sul gruppo, quindi non è detto che io debba trovare un allenatore, perché forse ce l'ho già. Quindi adesso però finiamo il campionato, per me oggi l'allenatore Pescara e le Grottaglie me la tengo stretta. Poi nel calcio si sa che sono i risultati a determinare se un giocatore rimane, se un allenatore viene esonerato. Io spero di non doverlo fare, di finire questo campionato il meglio possibile, in maniera tale che siamo tutti quanti contenti. Chiudiamo con Andrea Costantini. Andrea, sì, l'ultima battuta. L'ultimissima, prima il professor Salini ci ha detto che tra le problematiche ci sarà quella dell'approvvigionamento dei tamponi. Non è facile acquisire i reagenti e comunque dotarsi di tamponi, di tutto quello che serve. Ecco, voi state lavorando su questo fronte, quanto sarà difficile, ad esempio, per un club come il Pescara approvvigionarsi di tamponi? Ma siccome, come è stato detto e ribadito dal governo, non dobbiamo togliere i tamponi da quello che è la necessità generale, noi abbiamo parlato già con la ASL di Pescara, che ci ha dato disponibilità, chiaramente pagando avremo la possibilità di fare i tamponi. È evidente che se la ASL non dovesse averne, sicuramente noi saremmo in un secondo piano rispetto al cittadino normale, e ci mancherebbe altro, però credo che a Pescara questo problema non ci sia, mentre invece in qualche altro posto ci può essere, certo. Presidente, grazie per aver dato il contributo alla responsabile della società. Facciamo anche lei gli auguri per la nascita. Sì, prego. Volevo chiedere a Luca che cura ha fatto, perché si è dimagrito tanto. Gliel'ho detto appena l'ho visto questa sera. Tanto lavoro, Presidente. Sopportare pendula e cricitella non è facile. Lavoro di strada. Tra l'altro poi tra poco inizia il mercato, quindi ci rivediamo a Milano? No, il mercato quest'anno è a Pescara. Oh, Presse, posso raccontare, sì, un aneddoto? Poi ti dirò il nome di questo dirigente. Parlavamo di giovani, no? Gli chiesi, ma su chi vuoi andare? Io devo arrivare prima del tuo presidente, perché lui è il più bravo di tutti a prendere i giovani in rampa di lancio. In effetti ne abbiamo avuti veramente tanti. Chi l'ha detto questo? Non si può dire, ma dopo in separata sede. Quindi anche quest'anno già sai i giovani da prendere, Presidente, no? Questo è un tuo merito, Abbiamo già una diecina sotto mano, pronti Perciò mi hanno detto, speriamo di arrivare prima del Pescara, perché li prendono sempre loro. Tu, questa persona, che sicuramente sarà anche un amico, digli che secondo è un bel piazzamento. Infatti, no, ma quando me l'ha detto ero contento, ho detto speriamo che arriva secondo, se non terzo. Tanti auguri per l'arrivo della nipotina, grazie Presidente, grazie. E buon colpo ovviamente alla sua società e alla squadra. Luca. Ciao Presidente. Grazie. Allora, siamo proprio negli ultimissimi minuti e dovremmo fare un ultimo collegamento. Andrea, non hai novità dalle sedi, dalla FIGC, tutto tranquillo? Ricordiamo mercoledì. Mercoledì a mezzogiorno. Mercoledì a mezzogiorno, domani c'è la riunione però della commissione medica. Insomma, Luca, abbiamo fatto un po' il quadro con i giocatori, con i giornalisti, con il Presidente. L'aria che tira è quella di voler ripartire almeno qui a Pescara e in casa biancazzurra. Io me lo auguro perché manca tanto il calcio, manca tanto anche come valvola di sfogo per dimenticarci un po' le cose negative del presente. Io credo che ci sia la volontà da parte delle componenti di proseguire, speriamo che lo capisca anche il governo centrale, il ministro dello sport. E nei nostri incontri non poteva mancare il nostro compagno di viaggio Riccardo Clinco, che abbiamo in collegamento. Buonasera Riccardo, ben ritrovato. Ciao, buonasera. Devo dire che sono per ultimo, non per l'importanza, ma perché sei il più tecnologico, quindi appena abbiamo finito subito pronto a ripartire. Sei pronto a ripartire tu, Rick? Assolutamente sì, devo dirti che sono anche un po' emozionato questa sera, perché rivedere tutti è una grande emozione, mi mancavate tutti. Allora, che pensiero puoi aver ricavato dopo la puntata di questa sera, dopo aver sentito il professor Salini, il giocatore, il presidente Sebastiani? La speranza è di partire molto in fretta, ma onestamente qualche dubbio ce l'ho, più che altro per i protocolli che ho letto
è difficile perché i protocolli dicono che se c'è un contagiato va in quarantena la squadra e purtroppo un contagiato potrebbe esserci perché sono troppe componenti. Sia il professor Salini sia il presidente ci hanno detto che questa nota dovrebbe essere messa da parte, quindi rivisitata. Grazie Luca. Se è questa nota messa da parte, credo che si possa ricominciare, se no la vedo veramente difficile. Io me lo auguro chiaramente, già mi aspetto un giugno, luglio, agosto, un campionato tutto ogni tre giorni una partita, per chi come me è un amante del calcio sarebbe esaltante. Speriamo veramente di vivere questa emozione perché sarebbe una cosa atipica, anomala, ma per chi come me vive di calcio sarebbe una cosa, una gran fortuna. Le partite si giochino in serata perché il giorno devi stare al mare alla Medusa. Luca, cioè, assolutamente. Non è male. Ciao Luca. Ciao Riccardo, buonasera. Senti, io ho provato, scendiamo nel tecnico, visto che spesso lui, io ti seguo, vi seguo in streaming live. Una tua opinione circa il futuro del Pescara, no? Il presidente Sebastiani ha detto mi tengo le grottaglie e poi insomma vedremo. Tu che idea hai sull'allenatore del Pescara? Chiudere e riniziare con le grottaglie oppure chiudere con le grottaglie e trovare un nuovo profilo di allenatore per la prossima stagione? Guarda, sarebbe ingeneroso parlare in questo momento allenatore perché l'allenatore va, a mio avviso, giudicato a campionato finito. Purtroppo ne ha fatto un pezzettino. Questo pezzettino ha alternato buone prestazioni con prestazioni, diciamo, meno buone. Sicuramente è un allenatore giovane che ha un grande futuro, come aveva un grande futuro anche Luciano Zauri. Bisogna vedere se, e io credo che uno dei problemi del Pescara siano stati gli infortuni. Non abbiamo mai avuto la squadra completa, abbiamo avuto delle assenze importantissime, l'attaccante per primo, e quindi è difficile dare un giudizio. Ti posso garantire che a me Nicola piace come allenatore e come persona, però sai, da qua a stilare un giudizio su una persona è stato visto troppo poco, e troppo poco giocato, troppo poco giocato. Bisogna aspettare un attimo, speriamo di fare un bel fine campionato se si riapre e poi posso darti un giudizio. Non voglio essere diplomatico, ma veramente non so come risponderti. Allora Andrea, prima di fare una domanda a Riccardo Clinco, mi hai postato una notizia riguardante un ex del Pescara. Edmar, centravanti brasiliano che faceva sognare quando è stato acquistato, poi non ha risposto alle attese, però dice Edmar in questa intervista a Tutto Mercato Web: Pescara, non hai visto il mio valore, bello giocare con Gaspe Allegri, parla di Galeone, di Allegri, apprezza moltissimo il lavoro di Gasperini, suo ex compagno di squadra, lo ha visto all'opera anche recentemente in Champions in Atalanta-Valencia, e poi dice che in questo momento ha un centro sportivo a Campinas che gestisce insieme ad Antonio Careca, che sicuramente in Italia ha lasciato ben altro ricordo con la maglia del Napoli. Bernardes dos Santos, Edmar, a te. No, se volevi chiedere qualcosa a Riccardo... Ah certo, a Riccardo, insomma, quanto è fiducioso in una ripresa del campionato, dei campionati, e qual è secondo lui lo scoglio principale da superare, no, a livello di protocolli? Fiducioso, come ho detto, tantissimo. Sicuramente io credo che la Serie A riparta, e sulla ripartenza della B e soprattutto della C onestamente qualche dubbio ce l'ho, anche per quello che ha detto Luca prima, e mi trovo d'accordo che non tutte le società sono organizzate come noi, e quindi è da vedere se poi accetteranno di ripartire in certe condizioni. Per il resto volevo dire a Luca che sono di Madrid anche di 10 kg e quindi non vedo l'ora di venire in studio a farmi vedere, perché anch'io sono di Madrid con grandissima fatica. Grazie Riccardo, ci vedremo lunedì prossimo. Grazie. Grazie. Volevo chiederti una cosa, Luca, prima di salutarci. Questi tagli sugli stipendi hanno creato dei problemi tra società e calciatori? No, sai che ti dico la verità, la maggior parte dei giocatori ha dato l'esempio da questo punto di vista. È stata la Juventus a partire, nel momento in cui iniziava la Juve, tutti a cascata. E invece devo dire che la classe dei calciatori, l'associazione dei calciatori, da questo punto di vista è stata molto unita. In un periodo di crisi come questo ci mancherebbe... Alcuni club sono ancora alla ricerca dell'intesa, come il Milan. I calciatori hanno capito ovviamente le difficoltà del momento, le problematiche
della gente che soffre, e quindi è stato giusto così. Bene, siamo arrivati alla chiusura. Luca, un'ora e mezza è passata velocemente, 90 minuti. Sembra un piacere. Ti sei risentito vivo nella tua città. Tantissimo. Quindi poi mi sono sentito a casa. A Milano, a Sport Italia. Tornerai quando? Martedì riniziamo. Tanti in bocca al lupo per il tuo lavoro. Andrea, noi ci vedremo invece lunedì prossimo con altre novità, sì. Con un nuovo look, vedremo cosa succederà qui. Anche noi viaggiamo un po' alla giornata. Grazie anche a te, Andrea, grazie a Maurizio. Ciao. Da qui in regia, sempre impeccabile, grazie a tutto lo staff di TV6, buon viaggio Luca di ritorno a Milano, anche se ti potrai godere un po' di mare, e ci vedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.